In questa puntata parliamo di uno strumento che ti permette di creare, di fare, di esportare i certificati di destinazione urbanistica. Questo strumento è un plugin all'interno del software open source QGIS e si chiama CDU Creator. Questo è l'episodio numero 79 del podcast di 3D Metrica. Aspetti più rilevanti del software QGIS è la possibilità di implementare il cuore principale del software con una serie di tool, di strumenti che ne ampliano le potenzialità e la possibilità di fare delle cose specifiche. Questi tool, questi strumenti si chiamano plugin e si attaccano, si appoggiano al motore principale del software e davvero permettono di fare delle cose molto specifiche studiate ad hoc da chi ha sviluppato quel plugin. QGIS è un software open source, ne abbiamo parlato già in altre puntate di questo podcast, è una community estremamente attiva, è un progetto che è fuori da tanti anni, è molto solido, è un software GIS che ti permette di fare analisi di dati territoriali, vettoriali, raster, ma non solo, ha davvero tantissime potenzialità. E nel plugin ha uno dei suoi punti di forza che si lega all'attività sempre estremamente forte e mai ferma della community open source, quindi di implementare tutta una serie di funzioni attraverso l'aggancio al cuore principale di questi plugin. Nella puntata di oggi parliamo di uno di questi plugin, nello specifico di un plugin che si chiama CDU Creator, che i ragazzi di GTR SRL hanno sviluppato e che ha come scopo quello di produrre i certificati di destinazione urbanistica. Un certificato di destinazione urbanistica è un documento formale, è un documento che ha un valore, un peso, viene rilasciato dalle pubbliche amministrazioni e permettono a chi richiede quel certificato, a un privato o a un tecnico che lavora per un privato, di capire che cosa si può fare da un punto di vista normativo in una determinata particella catastale. CDU Creator è un plugin che lavora utilizzando i dati territoriali, i dati catastali, i vari dati legati alle normative vigenti in un determinato territorio e interrogando i vari layer, i vari livelli che si sovrappongono una con l'altra, produce un documento formale che viene rilasciato a chi richiede il certificato di destinazione urbanistica. Nella puntata di oggi ne parliamo insieme all'architetto Roberta Fagandini, che è una delle persone che si è occupata di sviluppare, di pensare e di sviluppare il plugin CDU Creator all'interno della realtà genovese di GTR SRL, e ci spiega un pochino più nel dettaglio come funziona questo plugin, anche se lato podcast forse è un pochino complesso spiegarlo bene, ma adesso poi ti apro e ti chiudo una parentesi veramente breve, e ci racconta come è stato pensato e un progetto che è stato avviato veramente di recente che riguarda la possibilità di finanziare lo sviluppo di CDU Creator tramite una campagna di crowdfunding. La parentesi che ti volevo dire è che su questa tematica, su il plugin CDU Creator, abbiamo fatto all'inizio di ottobre 2019, quindi un paio di mesi fa, un webinar che è stato ostato sul canale YouTube di 3D Metrica e che, sempre con Roberta Fagandini, è entrata nel dettaglio della funzionalità di CDU Creator all'interno di QGIS, facendo vedere proprio come si lavora con questo plugin per arrivare al certificato di destinazione urbanistica. Ti metto le note di questo webinar, di cui è disponibile la registrazione sul canale YouTube di 3D Metrica, nelle note dell'episodio, così che se tu vuoi andarlo a vedere puoi accedere ai contenuti che fanno parte di questo video, che costituiscono questo video e che aiutano tramite la condivisione dello schermo a capire nel dettaglio come funziona il plugin. Altra piccola nota, dopo la registrazione del webinar abbiamo registrato quello che doveva essere la puntata del podcast relativa a CDU Creator. Io mi sono perso i file, o meglio, ho cancellato inavvertitamente dei file che andavano a supporto del progetto legato a Audacity, che è il software che utilizzo per registrare gli audio, e quindi questa è una seconda registrazione della chiacchierata che abbiamo fatto già una volta con Roberta. In realtà poi
è venuta anche meglio perché metterci un po' di settimane in mezzo ha aiutato a dare un po', forse un po' più di freschezza alla conversazione, ma ha dato una cosa, è stato importante perché in questo modo Roberta ha potuto raccontare proprio con le sue parole il progetto di crowdfunding che Jeter ha aperto per sostenere lo sviluppo di CDU Creator. Ora non ti rubo altro tempo, ti lascio la chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Roberta Fagandini di Jeter sul plugin CDU Creator. Ti ricordo soltanto che io sono Paolo Corradighini, questo è il podcast di 3D Metrica e trovi un po' di altre informazioni che riguardano me e riguardano 3D Metrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it. Da cosa si parte per creare un plugin di QGIS? Da cosa si parte? Ma vabbè, si parte in realtà da... ci vuole una certa sicuramente conoscenza di QGIS in sé per sé, proprio del software lato desktop, diciamo. E indubbiamente ci vuole una certa competenza a livello di programmazione, quindi tendenzialmente linguaggio Python. Questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista non propriamente tecnico, scusate, ma forse più da un punto di vista anche, chiamiamolo ideologico, nel senso, ci vuole sicuramente una certa, come dire, non predisposizione, però bisogna, ecco, sicuramente credere molto nello sviluppo open source. Noi ci abbiamo creduto e insomma speriamo che questo porti vantaggi non tanto per noi che l'abbiamo sviluppato, ma per chi invece lo userà. Voi ci avete creduto perché avete sviluppato un plugin che si chiama CDU Creator. Esattamente. Che fa? Che compila, diciamo, in modo automatico i certificati di destinazione urbanistica all'interno di QGIS, ovviamente, a partire da dati vettoriali delle particelle catastali e ovviamente dello strumento urbanistico vigente per l'amministrazione. L'input a creare questo plugin, come lo avete, da chi l'avete avuto? È nato interno a Jeter? L'avete avuto da qualcuno con cui avete lavorato? Come è nata la genesi? Com'è stata la genesi di CDU Creator? Allora, l'input in realtà è proprio quello di sviluppare il plugin, è arrivato da professionisti con cui collaboriamo e diciamo che poi proprio la decisione, no? La convinzione invece di creare questo strumento è stata poi anche confermata in realtà da, ad esempio, mie attività professionali pregresse. Io per un bel po' di tempo mi sono occupata appunto di piani urbanistici e quando si toccava il tasto CDU iniziava sempre a vedersi la gocciolina di sudore sulle fronti dei tecnici delle pubbliche amministrazioni, perché si sa, insomma, chi lavora un po' nell'ambito appunto urbanistico, comunque ha a che fare col catasto, si sa che quella della compilazione del CDU è sempre un processo un po' delicato, ecco, diciamo così. Perché il certificato di destinazione urbanistica che cosa contiene al suo interno? Allora, di fatto il certificato di destinazione urbanistica intanto diciamo che è un documento ufficiale che vale anche, penso, proprio dal punto di vista legale e legislativo. Contiene fondamentalmente tutta la normativa relativa a una precisa particella catastale in funzione appunto dello strumento urbanistico vigente. Quindi, di fatto, in parole molto semplici, dice al proprietario, diciamo, della particella fondamentalmente quello che può e non può fare, soprattutto sul proprio terreno. Quindi è un documento molto importante che o dà il via libera per tutta una serie di attività oppure le può bloccare anche in toto. Quindi è quello su cui si basa poi la decisione se prendere una strada, farne un'altra. Tendenzialmente sì. Ok, quindi è decisamente importante, è un dato importante.
Ora, all'interno di un podcast è un po' difficile parlarne. Noi abbiamo registrato un po' di tempo fa un webinar live di cui c'è la registrazione online, lo mettiamo nelle note dell'episodio e si vede bene come funziona il plugin tramite registrazione diretta su QGIS. Abbiamo anche già registrato questa puntata del podcast che io bellamente ho perso nei vari archivi del mio computer, quindi questa è giusto per essere trasparenti alla seconda registrazione, però c'è passata qualche settimana e mezzo, secondo me può venire fuori qualcosa di interessante e c'è qualcosa in più che poi diciamo alla fine rispetto a quando ho fatto la registrazione. Però provando a spiegare tramite lo strumento voce come funziona il plugin CDU Creator, riusciamo a dare qualche input? Sì, assolutamente. Allora, appunto, come già anticipavo, di fatto gli unici dati strettamente necessari sono un layer vettoriale che può essere uno shapefile, un geopackage o una tabella di un database spaziale contenente ovviamente le particelle dei terreni catastali. E poi l'altro dato e gli altri dati importanti sono ovviamente tutti gli strati che compongono lo strumento urbanistico, quindi zone omogenee, ambiti, distretti o poi ovviamente a seconda dello strumento ci saranno strati diversi, anche questi in formato vettoriale. Di fatto quello che fa il plugin non è altro che un'intersezione, quindi viene selezionata dall'utente una particella di interesse, il plugin interseca questa particella con i vari dati dello strumento urbanistico ed estrapola soprattutto dalla tabella degli attributi di questi dei dati dello strumento, che deve essere compilata con un certo criterio, estrapola tutte le informazioni che possono essere utili al fine del CDU, quindi norma di riferimento, articoli, insomma, e quant'altro, ecco. È quindi necessaria una fase di preparazione. Sì. Nel webinar questa cosa l'abbiamo vista e si vede molto bene. Non è una cosa complessa? Assolutamente no, soprattutto per chi magari ha già un minimo di esperienza con QGIS. Vedrà sia se si riguarda il webinar o se prova a seguire le indicazioni che abbiamo dato nel manuale del plugin, vedrà che di fatto insomma la preparazione del dato non è poi, è quasi più complessa da spiegare per iscritto o a voce che poi a farla concretamente. Il vantaggio è che la si fa una volta sola, per cui l'utente può crearsi il suo progetto dedicato, diciamo, alla compilazione dei CDU e quindi preparare, predisporre i suoi dati solo una volta e poi compilare tutti i CDU che vuole, di fatto. Da quando l'avete pensato a quando è stato finito, quanto tempo è passato? Non tantissimo. Noi abbiamo iniziato a sviluppare l'idea verso metà di quest'estate. Abbiamo approfittato della calma apparente del mese di agosto per dedicarci allo sviluppo e già a settembre avevamo lanciato una versione, diciamo, di test, una versione beta di test, e siamo arrivati, mi sembra, alla pubblicazione ufficiale sulle repository di QGIS verso la fine del mese, fine settembre, quindi oramai è un po' che è ufficialmente online. Okay, quindi un paio di mesi più o meno per più la o sua meno, sì. Creazione. Ci hai lavorato da sola? Hai lavorato in team? Allora, ho lavorato principalmente da sola, con ovviamente il supporto di Roberto, che è il collega, diciamo, più esperto dal punto di vista della programmazione, quindi ogni tanto qualche tip arrivava. CDU Creator è un plugin che si appoggia a QGIS. Sì. QGIS è un progetto open source e, come spesso succede per i progetti open source, ci sono delle community che sono sempre molto attive in questo senso. Quando abbiamo registrato il webinar avete lasciato una porta aperta per eventuali feedback, riscontri, in modo tale che questo plugin potesse essere anche migliorato e efficientato. Avete avuto dei riscontri in questo senso? È stato utilizzato? Sì, assolutamente, abbiamo avuto parecchi riscontri di persone che a volte ci suggerivano magari modifiche che in realtà erano già state implementate e bastava semplicemente o noi rilasciare la nuova versione o loro aggiornare la versione e poi sì, tanti feedback soprattutto sull'utilità del plugin, cosa che ci ha un po' confermato che effettivamente
il tasto è dolente e insomma tentare di risolverlo in modo anche un pochino più razionale attraverso uno strumento GIS come appunto QGIS è sicuramente utile e aiuta anche ovviamente l'utente principale a cui è destinato CDU Creator. Se ce n'è qualcuno, lo possiamo incasellare in una categoria amministrazione professionisti, oppure c'è un'equa divisione tra l'utilizzo tra queste categorie? Allora, indubbiamente gli utenti principali sono e saranno le pubbliche amministrazioni, quindi i tecnici degli uffici comunali, perché di fatto il CDU è un documento ufficiale che viene rilasciato proprio dalla pubblica amministrazione. Abbiamo ricevuto però tanti riscontri positivi anche da professionisti che in qualche modo collaborano e coadiuvano le pubbliche amministrazioni proprio su queste tematiche, e quindi sì, diciamo che principalmente la pubblica amministrazione, ma anche i professionisti sicuramente. Però non c'è un vincolo nell'utilizzo, nel senso che CDU Creator è un plugin libero, QGIS è un software libero, si tratta di avere l'accesso ai dati vettoriali che creano un substrato e poi chiunque se ha accesso a quei dati può installarsi il plugin e utilizzarlo liberamente. Assolutamente sì, sì sì, non c'è alcun tipo di vincolo in questo senso, sì sì. Da un punto di vista della sostenibilità economica e del progetto finanziario, come è partito? Avete avuto un supporto, è nato da un'idea vostra che è stata sviluppata internamente e poi arriviamo alla novità di questa registrazione? Allora, no, diciamo che lo sviluppo è assolutamente stato autofinanziato, diciamo così, nel senso che non abbiamo avuto finanziamenti, non ci è stato commissionato da nessuno. È un'idea appunto che è nata confrontandoci con professionisti o comunque insomma con persone del settore che, diciamo, in cui abbiamo deciso di credere, quindi ci sembrava uno strumento utile, ci sembrava anche che in qualche modo potesse un po', diciamo, arricchire anche il parco plugin di QGIS, e quindi abbiamo deciso di fare noi personalmente questo investimento, ecco. Invece adesso però ho visto che di recente sul sito GTR avete aperto la possibilità di fare un supporto, quindi avete aperto la campagna di crowdfunding proprio specifica su CDU Creator. Esattamente, sì. Come funziona? Allora, funziona che chiunque ovviamente può farci una donazione. Questo perché siamo arrivati a questo? Perché la nostra intenzione appunto è quella di continuare a seguire tutti questi feedback che ci arrivano, e sicuramente il feedback più gettonato, più che insomma abbiamo ricevuto più spesso, è stato quello di far sì che il plugin potesse compilare il CDU per più particelle contemporaneamente, cosa che nella versione attuale non è ancora possibile. Questa funzione, insomma, richiede ovviamente ancora una certa dose di lavoro, e quindi appunto abbiamo deciso di proporre questa campagna di crowdfunding per finanziare questa implementazione, che ci par di capire appunto da tutti i feedback ricevuti che sarebbe proprio quel quid in più che renderebbe lo strumento ancora più efficace. Perché in questo momento, accedendo al plugin, utilizzando il plugin, tu hai il tuo substrato di normativa e le particelle catastali, fai clic in un punto, viene selezionata la particella che corrisponde a quel punto e viene emesso un certificato per quella, sì, particella. Esatto. La richiesta invece sarebbe fare una multiselezione, esatto, e quindi un certificato che tenga conto delle varie selezioni e per ciascuna particella ti dica dov'è e qual è l'ambito normativo. Esattamente questo. Okay. Che credo, da quel che abbiamo capito, è anche la casistica più frequente, ci spiegavano tanti tecnici che abbiamo sentito in questo periodo, che appunto è molto più frequente un caso di questo tipo per un comune, cioè il fatto di dover fare un unico certificato ma riguardante più particelle. Ok, però da un punto di vista operativo, ora come ora il funzionamento di CDU Creator è soltanto una questione di tempo, è nel senso che tu hai e di emissione di certificati, hai 10 particelle e emetti 10 certificati, sì, che però chiaramente, essendo un atto ufficiale, devono essere tutti firmati e timbrati, quindi nel momento in cui, sì, ne emetti uno, anche da un punto di vista del documento, si riduce il numero. Esatto, in realtà diciamo che l'escamotage, volendo, ci sarebbe, perché CDU
creator, ora non mi ricordo se quando avevamo fatto il webinar già questa funzione c'era, ma ora come ora ti permette anche di stampare il tuo CDU in un formato modificabile tipo LibreOffice. Okay? Esisteva già. Perfetto. Quindi volendo uno potrebbe compilarsi i suoi 10 CDU e poi riunirli quindi in un unico. Quindi fare un copia e incolla. Però di fatto capisco, cioè siamo consapevoli che non è una soluzione ottimale, no? Cioè se lo scopo del plugin era quello di agevolare le attività e arrivare ad un prodotto finito, quasi pronto veramente per il timbro e per essere consegnato a chi di dovere, poter implementare questa funzione sarebbe proprio... una bella conclusione. Sì, esatto. Dove l'avete aperta la campagna di crowdfunding? Allora, la campagna di crowdfunding è aperta sulla piattaforma appunto di crowdfunding Produzioni dal Basso. Ok. Se digitate, fate una ricerca mettendo parole chiave tipo QGIS, GTER, dovremmo comparire. E abbiamo ovviamente previsto delle ricompense per chi deciderà di sostenerci, quindi da comunque all'essere citati come sostenitori del progetto in tutte le varie pagine web che lo riguardano, a un po' di promozione sui social, fino addirittura per cifre un po' più consistenti anche corsi online e ad hoc proprio per spiegare il funzionamento del plugin. Il finanziamento è di tipo una tantum, è ricorrente, è una donazione che viene fatta una volta, come funziona? Perché se io ho attivato per 3D Metrica un finanziamento che prevede di utilizzare la piattaforma Patreon ed è un finanziamento ricorrente dove chi decide di sostenermi dona una quuota, 1, 3, 5 dollari, 10 dollari al mese in maniera ricorrente con delle reward, delle ricompense. Nel vostro caso Produzione al Basso prevede una donazione una tantum o altri metodi? È una donazione una tantum, nel senso che non abbiamo appunto previsto una sorta di quota, appunto quasi di iscrizione mi viene da dire. Per cui chiunque può donare la cifra che vuole di fatto e può fare anche più donazioni nel caso gli venisse lo scrupolo di coscienza e pensasse di aver donato troppo poco. E diciamo che la soluzione che abbiamo scelto noi è quella fondamentalmente del tutto o niente, quindi se raggiungeremo effettivamente il budget che ci siamo preposti, otterremo il finanziamento e quindi procederemo allo sviluppo, altrimenti purtroppo dovremo lasciare il tutto un po' così in stand by. Per cui insomma, per noi è importante raggiungerlo, certo. E penso anche che per chi utilizza già il plugin. Tra l'altro il mondo open source e nello specifico QGIS, ma anche tanti altri progetti open source, fanno tantissimo affidamento alle donazioni, al supporto delle community. Ci sono vari sponsor, vari partner, per esempio GTER so che è un partner, ci sono vari livelli di partner, bronzo, argento, oro di QGIS. Sì, noi in realtà siamo local provider per tutto ciò che è l'ambiente GFOS, diciamo, e abbiamo comunque noi stessi a nostra volta, proprio perché sappiamo quanto sia importante comunque finanziare e sostenere i progetti open source, abbiamo deciso che appunto in caso di raggiungimento di questo budget il 10% lo doneremo noi a nostra volta a QGIS Italia. E quindi insomma, quando si genera un plugin per QGIS è necessario che questo, ne hai parlato all'inizio, ci sono degli iter di approvazioni che sono serrati, meno serrati, la community QGIS, gli sviluppatori prendono tutto e poi come funziona essere approvati da QGIS per avere un plugin? Allora, in realtà l'iter di approvazione non è particolarmente complicato, nel senso che è sufficiente caricare tutto il tuo blocco di codice nella repository dei plugin di QGIS. Ovviamente ci sono persone del team di sviluppatori che sono, diciamo, state proprio scelte per valutare i plugin che vengono insomma proposti. Di solito è anche molto rapida come cosa, nel giro di pochi giorni, a volte anche poche ore, dipende,
ricevi o meno l'approvazione. Tendenzialmente, per quanto ci riguarda, tutti i plugin che abbiamo sviluppato sono sempre stati approvati. In caso di non approvazione, di solito ti segnalano insomma l'errore, qualcosa, i problemi, ecco. Voi siete molto prolifici nella produzione di plugin. Ma da qualche mese a sta parte ci abbiamo preso gusto. Ma sì, lo fate anche per una questione proprio del vostro lavoro, cioè voi lavorate su QGIS e vedete che c'è un'opzione o un'operazione o qualcosa che potrebbe essere migliorata con un plugin, allora vi mettete lì e dice ok, sviluppiamo un plugin per questa cosa, oppure sono tutte attività che nascono come CDU creator, che va nell'ottica di servire i bisogni di qualcuno? Ma allora, abbiamo avuto esperienze diverse, nel senso che il primo plugin in realtà che abbiamo sviluppato c'era invece stato proprio commissionato da Regione Veneto, ad esempio, e quindi insomma quello... ovviamente è stato pubblicato, per cui è sempre anche quello disponibile, nonostante diciamo sia stato appunto finanziato da Regione Veneto. E in altri casi, ad esempio, per un altro plugin che abbiamo sempre sviluppato noi, quella invece è stata proprio un'iniziativa, proprio perché questo primo plugin di Regione Veneto era ovviamente molto tagliato sui dati di Regione Veneto. Abbiamo poi in seguito deciso di svilupparne un altro che permettesse, diciamo, anche ai non veneti, diciamo, di utilizzare lo stesso strumento. Quindi dipende un po', insomma. Ok, quindi è una cosa interessante che hai detto, che può valere anche per CDU Creator, quindi è una domanda che ti faccio. Su commissione voi potete comunque customizzare anche CDU Creator stesso, quindi assolutamente, facendo un percorso a parte rispetto al crowdfunding, se un'amministrazione avesse necessità di fare qualcosa di particolare su CDU Creator può rivolgersi a voi e fare una customizzazione su commessa. Assolutamente sì, è già anche capitato di fare, diciamo, qualche preventivo in merito, proprio di amministrazioni che ci hanno contattato dicendo guarda, io però vorrei che, non lo so, il mio CDU uscisse fuori con la scritta in rosso, il logo scritto più grosso, che ne so, cose così. E ovviamente sì, nel caso siamo assolutamente disponibili, ecco. Prossimi plugin vediamo. Allora, se riuscissimo già a migliorare questo, per noi sarebbe insomma un successo, perché effettivamente è un progetto proprio un po' nato quasi spontaneamente, in cui di fatto abbiamo veramente creduto. E per i prossimi vediamo se accettano suggerimenti. Siamo a fine 2019, insomma 2020, chi ha suggerimenti da mandare a Roberta, a GTR, scrivete, voi accettate i suggerimenti e poi, sì, insomma, poi vediamo poi, cosa mette. Poi, tanto parte tutto da un suggerimento, esatto. A volte si ricevono sempre un sacco di input interessanti, esatto. Poi uno decide se svilupparlo oppure no. Quali sono i tuoi contatti, Roberta, in modo tale da lasciare il tuo riferimento qui sul podcast? Comunque lascio poi tutto quanto anche nelle note dell'episodio. Sì, grazie. Allora, io appunto sono Roberta di GTR, quindi il mio indirizzo mail è semplice, roberta.fagandini@gtr.it. Scandisco bene il cognome perché ne ho già sentite di ogni. Il mio cognome è ancora più difficile, per cui ho avuto dei grandi traumi per il mio cognome, soprattutto i primi anni di scuola. Comunque trovate tutto, diciamo, più in modo più dettagliato, sia per quanto riguarda me che i miei colleghi, sul nostro sito, che è appunto www.gtr.it. Tra l'altro qua siamo nella vostra nuova sede, che esatto, state ancora un attimo mettendo a punto, però dai, mi piace. Sì, stiamo migliorando. Okay. Grazie Roberta, adesso faccio 2 o 3 backup per evitare di perdermi i dati della registrazione e speriamo di risentirci a un prossimo plugin. Perfetto, grazie mille. Se tu che ascolti fai parte di un ufficio tecnico, di una pubblica amministrazione, credo che il plugin CDU Creator possa essere interessante per il tuo lavoro, specialmente se ti occupi di rilasciare certificati di destinazione urbanistica. Quindi spero che questa puntata del podcast possa averti dato uno spunto per conoscere uno strumento che può aiutare il tuo lavoro, può snellirlo, può velocizzarlo, può essere un supporto alle tue attività, può darti una mano in quello che fai concretamente, quotidianamente, durante il tuo lavoro nella pubblica amministrazione.
Benché i software GIS e nello specifico progetti come QGIS siano fuori da un po' di anni ormai e siano anche molto solidi, perché QGIS in effetti è un software che davvero è stabile, solido e assolutamente affidabile, so per esperienza che non è ancora molto diffuso l'utilizzo di questi strumenti all'interno delle pubbliche amministrazioni. Utilizzare strumenti del genere ti permettono di fare un archivio del tuo database, del tuo patrimonio territoriale, di dati territoriali che hai collezionato nel corso della storia del tuo comune, e di digitalizzarlo, di renderlo fruibile da parte dei tuoi dipendenti, di chi lavora all'interno della tua amministrazione, ma anche da parte di chi è esterno all'amministrazione ma vuole accedere ai dati territoriali. E strumenti di questo tipo ti permetterebbero davvero di farlo in una maniera estremamente efficace. Per cui spero che, oltre a averti dato qualche informazione, averti fatto conoscere questo plugin specifico CDU Creator, che fa una cosa estremamente specifica ma molto potente e molto utile nell'ambito dell'amministrazione, spero che questa puntata possa averti fatto venire la voglia di approfondire un po' l'aspetto GIS legato ai dati territoriali, perché credo che possa essere davvero importante, utile e ne possa davvero valere la pena, sia per quanto riguarda il lavoro all'interno della pubblica amministrazione che per quanto riguarda la comunicazione con tecnici che cercano dati territoriali specifici legati a una pubblica amministrazione. Nelle note dell'episodio metto anche il link alla campagna di crowdfunding che è aperta da GTER per portare avanti il progetto CDU Creator e svilupparlo secondo i vari feedback che sono arrivati da chi l'ha già installato e da chi lo ha utilizzato. Ti ricordo che CDU Creator, come i plugin che sono disponibili per QGIS, è un plugin gratuito, per cui non devi pagare niente per poterlo installare e poterlo agganciare al tuo motore di QGIS. Qualora tu abbia necessità di fare delle customizzazioni o comunque di entrare nello specifico del plugin e modificarlo secondo le tue esigenze, c'è la possibilità di farlo. Roberta ne ha parlato in puntata, è una cosa che richiede uno sforzo extra e verrà customizzato un plugin secondo le tue esigenze, ma ad oggi il plugin è disponibile per tutti. Il progetto è in corso, la campagna di crowdfunding è attiva per permettere la sostenibilità delle ore necessarie per sviluppare e per portare avanti e cambiare il plugin, modificarlo, implementarlo secondo i feedback che sono stati ricevuti. E a proposito di crowdfunding, io ci tengo davvero tantissimo a ringraziare, come ogni puntata, i finanziatori di 3DMetrica, i sostenitori, i produttori del progetto 3DMetrica, che hanno scelto di darmi il loro supporto e aderire alla campagna di crowdfunding tramite la piattaforma Patreon, che prevede un finanziamento ricorrente mensile in funzione di vari slot, di vari pacchetti che tu puoi scegliere e per i quali hai delle piccole ricompense. I finanziatori di 3DMetrica sono persone che hanno deciso di fare questo viaggio con me, di supportare il progetto, di supportare il podcast, di supportare il blog, il canale YouTube e il canale Telegram. Io li ringrazio davvero tantissimo, uno a uno, come ogni puntata, quindi grazie a Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Giampaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Rato Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Bruscagini, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Digiter SRL, Massimiliano Piras, Walter Nancioni, Giampaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico De Betto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavagnero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa, Giampaolo Bonini, Martina Francescangeli, Mario Munda, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella e Roberto Innocenti. Io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivata fin qui ad ascoltare questa puntata del podcast di 3DMetrica. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.